Cari amici, nel video di oggi, partiremo da un sogno profetico per poi avanzare alcune considerazioni molto importanti a riguardo. Qual è il nemico pronto a sferrare il suo attacco? Quando accadrà? Il sogno profetico avuto da padre Oliveira il 23 febbraio di quest'anno è colmo di simbologia e vuole avvertirci su qualcosa di fondamentale. Se per caso non conoscete questo sacerdote, vi lasciamo nel primo commento altri video che gli abbiamo dedicato. Questa rivelazione è stata ufficializzata dal suo portavoce, il mariologo Lucas Gelasio. Non ha avuto ampia diffusione così come è successo per altre profezie, ma noi la riteniamo di grande importanza per riflettere su una discussione escatologica in atto, e di cui vi parleremo dopo aver raccontato il sogno profetico. Alla fine di questo video vi forniremo due importanti testimonianze a sostegno di una particolare tesi, rimanete con noi, e sentitevi liberi di esprimere la vostra opinione. Prima di iniziare vi chiediamo di lasciare un amen nei commenti, per avere la protezione della nostra Beata Madre, contro ogni nemico, fisico o spirituale. Iniziamo qui il nostro viaggio, nel sogno profetico di Padre Oliveira. Al contrario di altre rivelazioni, qui il sacerdote non ha fornito l'orario preciso in cui l'ha ricevuta, ma come abbiamo detto, sappiamo il giorno preciso, il 23 febbraio 2023. Questo è un dettaglio importante per l'analisi del sogno. Nel sogno, padre Oliveira si trovava in campagna, di notte, vicino ad una fattoria. L'attenzione del sacerdote è catturata da un grande albero di fichi, sotto al quale si trovava un anziano con una grande barba, che indossava un berretto. All'albero era appesa una lanterna vecchio stile, che lo illuminava. Accanto all'anziano c'era un bellissimo baule in legno. L'anziano, mentre con una pala scavava una buca, stava piangendo. Padre Oliveira gli si avvicinò e chiese: «Cosa stai facendo?» Trascinando il baule verso il buco scavato, l'anziano si rivolse a lui con voce rauca e sguardo affettuoso. «Seppellisco il tesoro più grande mai esistito». «Ma perché?» chiese il sacerdote. L'anziano non esitò nemmeno un attimo e rispose: «Perché il mio capo l'ha ordinato». Provando nel cuore un'enorme tristezza, il sacerdote chiese ancora: «Cosa farai adesso?» Anche questa risposta arrivò senza indugio. «Continuerò a servire il mio capo, perché anche se sepolto, il tesoro esiste ancora». Dopo questa frase, padre Oliveira si svegliò. Prima di passare all'interpretazione di questo sogno profetico, invitiamo chi non l'ha ancora fatto ad unirsi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Saremo felici di offrirvi ogni giorno un contenuto come questo. Padre Oliveira ha collegato il suo sogno alla modifica di un documento che limitava la celebrazione della messa tridentina. Il sacerdote capì che il sogno era collegato proprio a questo, ma probabilmente non solo al rito, ma anche ad altri elementi collegati alla santa tradizione. Gelasio interpreta che la santa tradizione, nel sogno, era personificata dall'anziano. Questo era infatti triste, ma non mostrava alcun odio o risentimento verso il suo padrone, anzi, sembrava in pace. Padre Oliveira, così come Gelasio, non sono stati in grado di dire se questo sogno si riferisse a qualcosa di già accaduto, o che deve ancora accadere. Tuttavia, il fulcro importante sembra essere quello che il tesoro continuerà ad esistere, nonostante l'intenzione del nemico di distruggerlo. Tutto fa presagire che un giorno il tesoro sarà dissotterrato. Sinceramente, quando abbiamo sentito menzionare il tesoro più grande mai esistito, abbiamo pensato subito all'Eucarestia. Ricolleghiamoci alla profezia di San Paolo, contenuta in 2 Tessalonicesi 2. Questo capitolo della Bibbia è scritto dall'Apostolo Paolo. In breve, il capitolo affronta la seconda venuta del Signore Gesù Cristo e i segni che precederanno questo evento. Paolo incoraggia i credenti a rimanere saldi nella loro fede e ad evitare l'inganno,
spiegando che prima della venuta di Cristo, ci sarà un periodo di apostasia e l'emergere di un uomo dell'illegalità, o l'uomo dell'iniquità. Alla fine, Gesù Cristo trionferà sul male, e coloro che hanno creduto saranno con lui per sempre. Fate ben attenzione a cosa San Paolo specifica nel versetto 7. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Abbiamo capito che il nemico a cui ci riferiamo è l'Anticristo, e che c'è qualcosa che lo trattiene dal manifestarsi. Questo misterioso ostacolo è detto catecon, ed è protagonista di un'ampia discussione escatologica. Sono infatti numerose le attribuzioni di carattere personificato o le identificazioni assegnate a questa entità del catecon nel corso del tempo. Alcune di queste sono la figura della Vergine Maria, San Michele Arcangelo, il Papa, la Chiesa Cattolica, lo Spirito Santo e l'Eucarestia. Prima di passare alle due testimonianze che fanno propendere per l'Eucarestia come espressione del catecon, vogliamo cogliere quest'occasione per sottolineare qualcosa spesso sottovalutato e tralasciato: l'importanza dello stato di grazia nel ricevere l'Eucaristia. Lo stato di grazia si riferisce a un cuore e a un'anima liberi da peccati mortali, in uno stato di comunione con Dio e con il prossimo. Quando i fedeli si accostano all'altare per ricevere il corpo e il sangue di Cristo durante la Santa Comunione, lo fanno con la consapevolezza della propria condizione spirituale. La Sacra Eucaristia è un momento di intima unione con Gesù Cristo, dove il pane e il vino diventano il suo corpo e il suo sangue. Ricevere l'Eucaristia nello stato di grazia significa accogliere Cristo in un cuore purificato, pronto a ospitare la sua presenza. Questo atto non solo simboleggia la comunione con Cristo, ma rappresenta anche un impegno a vivere secondo gli insegnamenti evangelici. L'Eucaristia non è solo un rito, ma un atto di amore e adorazione. Chi si avvicina all'altare con uno spirito contrito e libero da peccati gravi, dimostra un desiderio sincero di accogliere Cristo nel proprio essere. Questo stato di grazia crea un terreno fertile per la crescita spirituale, permettendo a chi riceve l'Eucaristia di sperimentare in modo più profondo la presenza salvifica di Cristo nella propria vita. Quest'argomento è molto affascinante, e sebbene ci siano molte divergenze di opinione tra i teologi, crediamo che l'Eucaristia potrebbe davvero essere a tutti gli effetti il catecon. L'Anticristo, chi vorrebbe togliere di mezzo se non Cristo? Qui Cristo è inteso ovviamente come Gesù Eucaristico. Riportando ciò che ha scritto Maria Valtorta, ispirata da Gesù Cristo, troviamo questo. Il maligno si sforza di imitare Dio, si atteggia a Cristo e raccoglie apostoli e discepoli. Fra di essi sceglierà il perfetto nel male, per farne l'Anticristo. La crescita degli uomini nel male è impressionante. Fra poco si sarà raggiunta l'età piena in cui il maligno non avrà più nulla da insegnarci. Allora l'inferno si riverserà sulla terra e partorirà il suo figlio maledetto, l'Anticristo. I precursori dell'Anticristo stanno compiendo in suo nome l'opera preparatoria della desolazione, nascondendo la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia e riducendo la Santa Messa a banchetto rituale e commemorazione. Questa prospettiva è condivisa anche da un enigmatico discepolo spirituale di Padre Pio, conosciuto con lo pseudonimo di Gedeone la Spada. Nel suo libro dedicato al Santo Frate Cappuccino, egli sostiene esattamente questa tesi: il catecon dovrebbe essere interpretato come l'Eucaristia, e Padre Pio sarebbe addirittura il custode del catecon. Padre Pio stesso aveva infatti affermato: dopo morto sarò più vivo di prima. La mia missione cesserà quando non sarà più celebrata la Santa Messa nel mondo. Questo sogno di Padre Oliveira ci ha fatto pensare a tutto ciò, e abbiamo pensato di condividerlo con voi anche per sapere il vostro punto di vista. Saremo felici se vorrete condividerlo nei commenti. Qual è il tesoro più grande mai esistito? Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.